Eccoci ragazzi, finalmente è arrivato il momento di spacchettarle. Ecco qui Amy e qui c'è Creamy. Ho deciso di spacchettare quelle che hanno il cartoncino, diciamo, un po' più rovinato. Vedete qui è un pochettino rovinato, qui è un pochettino rovinato, mentre le altre sono molto molto più belle. Premessa, li avete visti i due video, parte 1 e parte 2, in cui praticamente vi porto in giro con me per la Lombardia alla ricerca delle maghette? Se non l'avete guardato, andateli a vedere perché sono molto divertenti. La parte 1 mostra un paio di edicole su 50 che ho in realtà visitato, ne mostra due in cui purtroppo mi è andata male. Mentre la parte 2 fa vedere l'edicola in cui io ho trovato queste figure. Allora, incominciamo subito a spacchettare. Cominciamo con la prima uscita. Tra l'altro faccio la premessa, lo sapete già tutti, però alcuni su Instagram, sul mio profilo Instagram, che tra l'altro vi metterò qui da qualche parte, così andate a vederlo. Alcuni su Instagram mi hanno detto: "Ma no, ma che cosa sta venendo fuori? Ma che cosa sono queste maghette?" eccetera, eccetera, eccetera. Praticamente la Centauria, che è la ex Fabbri Editori, ha fatto questo test commerciale con le prime quattro uscite delle maghette degli anni 80. È un test, che cosa vuol dire test? Vuol dire che hanno scelto 40 città in tutta l'Italia e a campione hanno mandato queste statuette senza fare pubblicità e senza specificare i paesi in cui le hanno mandate. Quindi questo che cosa ha scatenato? Ha scatenato un macello, nel senso che collezionisti da tutta l'Italia si sono messi in macchina chilometri e chilometri per cercare queste statuette. Io all'inizio avevo delegato appunto amici e parenti perché purtroppo sono stata un po' presa con il lavoro. Appena ho potuto mi sono messa in macchina e mi sono fatta un'ora e mezza, un'ora ad andare, un'ora a tornare per prendermi queste bellissime statuette. Allora, io non sono una collezionista delle maghette anni 80, né di Creamy né di Amy. Amy comunque è sempre stata la mia preferita. Però appena ho visto questo cartone con questa statuetta sulla destra, questo libricino comunque sarà una specie di booklet, penso, no? Una specie di libricino illustrativo. Mi hanno ricordato tantissimo le uscite degli anni 90 e mi sono completamente innamorata. Ho detto: "Oddio, stiamo tornando indietro nel tempo." Quindi non ho potuto non prenderle. Adesso vediamo se riuscirò a trovare anche le altre due uscite, che sarebbero praticamente loro due. Vediamo, mi reputo sinceramente già fortunata ad aver trovato queste al prezzo originale di 12,99 euro a statuetta. Le andiamo a vedere? Apriamo Creamy. Facciamo una bella cosa, visto che non voglio. Qui c'è la colla sotto e ho paura di strappare tutto. Lo apriamo da qua con molta pazienza, senza distruggere il cartone sotto, anche se purtroppo c'è la colla qui e c'è la colla qui, però vabbè, ne ho un altro sigillato, quindi per questo fa niente, però mi dispiaceva comunque rovinarlo. Ho già staccato anche questa praticamente, vedete? Piano piano, però ho già staccato anche questa qui, così la andiamo a vedere. Bellissimo comunque anche il cartoncino, proprio bello bello bello. Colleziona le eroine anime più magiche e amate di sempre. Ecco, queste sono le prime quattro uscite. Una, due, tre e quattro. Alte 12 centimetri e con le stelline sotto nere tutte glitterate. Questa è Amy, che secondo me è proprio bella, è venuta proprio bene, 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 bene. Abbiamo tolto anche la plastichetta esterna.
Che carina questa scatolina con tutte le stelle. Mi piace un sacco. Cioè, per essere una produzione italiana è bellissima. Dicevo anche l'altro giorno che mi sarebbe piaciuto avere una statuetta di Kiss Me Licia. Cioè di Licia, di Mirko Marrabbio, Giuliano. Mamma mia. Bellissimo, non vedo l'ora di metterla in bacheca. Adesso apriamo Emi. Qua il libricino è uno solo. Non so se perché magari Creamy era la prima uscita, magari ne hanno messi due, non lo so. Comunque questa qui è la terza, You. Guardate che bella questa immagine. Questa statuetta è venuta proprio bene. Bellissima anche questa. Mamma mia, ragazzi, stupende. Stupende. Cioè, guardate che carino il viso. Gli occhi. E anche la gonnellina è morbida. Tutta glitterata. Anche il fiocco, guardate che bello. Beh, che dire, ragazzi. Queste due prime uscite sono spettacolari, meritano il viaggio che ho fatto e secondo me 12,99 euro a statuetta è pochissimo, considerando comunque che è un'uscita un po' eccezionale, che comunque all'interno c'è anche il libricino illustrativo e secondo me sono fatte da Dio. Cioè, guardate con i vostri occhi, sono stupende. Cioè, guardate quanto è bella Emi. Però devo dire che anche Creamy è super carina. Poi queste stelline glitterate mi piacciono da morire. Non vedo l'ora di metterle in bacheca. Scrivetemi nei commenti se le avete trovate. Nel caso, vi ripeto e vi ribadisco che nel mio video precedente, nella parte 2 del mio viaggio, diciamo, in cui ho fatto la Hunter delle maghette, vi svelo l'indirizzo dell'edicola dove ho trovato Creamy ed Emi. Ciao, alla prossima!